Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo intenzione appunto di avviare la procedura per il bilancio partecipato. L'anno scorso era, come dire, una procedura avviata in maniera sperimentale, perché è chiaro che non è stata completata né ha previsto, prevedeva tutti i passaggi necessari affinché si definisse realmente un bilancio partecipato. Quest'anno invece ci stiamo muovendo per tempo, considerato che ad oggi il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 marzo 2012. Abbiamo la volontà quest'anno di articolare meglio la partecipazione dei cittadini relativamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2012. Due sono i percorsi che vogliamo seguire. Uno è di articolare questo confronto sul territorio. Abbiamo, come dire, un'idea che esporremo appunto il 2 febbraio, alle 17:30 nella Lanò di Palazzo De Mari, che è quella di, appunto, di articolare il confronto sul territorio. Stiamo individuando delle macro aree sul territorio e quindi individuare anche dei comitati all'interno di queste macro aree che si possono fare portatori delle istanze appunto relative all'area di loro interesse. E poi ci sarà un confronto anche con le associazioni di categoria, con i sindacati, con le associazioni presenti sul territorio, perché è chiaro che poi si possono essere portatori questi di istanze collettive che quindi possono essere tenute in considerazione. Questo è il percorso che abbiamo immaginato e che quindi quest'anno potremo parlare realmente di bilancio partecipato. Ci aspettiamo una risposta da parte dei cittadini, perché è chiaro che quella, la partecipazione vive proprio sul confronto diretto con gli stessi cittadini.